Buongiorno a tutti, oggi andremo a realizzare questa stellina amigurumi che viene fatta con un filato fluorescente che appunto al buio si illumina e si utilizza il glow up. Si utilizzano poi degli occhietti per amigurumi che vengono appunto inseriti nel lavoro e si avvitano poi all'interno e un marcapunti per seguire la lavorazione. E per fare questa stella utilizzeremo un uncinetto da 3 mm. Allora, iniziamo facendo l'avvio del lavoro con un anello magico con 6 catenelle all'interno. Chiudiamo l'anello magico e appunto entriamo nella prima per chiuderlo. Con una maglia bassissima. Inseriamo il marcapunti. Dopodiché entriamo all'interno delle catenelle e facciamo degli aumenti, quindi erano 6 punti. E ora facciamo 6 aumenti per arrivare ad avere 12 punti. Ok, 11 e 12 e qua facciamo il punto bassissimo. E inseriamo nuovamente il fermapunti. Dopo il primo giro di aumenti, quindi arrivati a questo punto, facciamo una maglia bassa e un aumento. Quindi rientriamo. Uno. Ecco, facciamo un aumento. E un aumento. Troviamo il marcapunti, facciamo l'ultimo punto. Allora, arrivati a questo punto, noi abbiamo 18 punti e ora facciamo due maglie basse e un aumento per arrivare alla fine ad avere 24 punti. Uno, due. E qua facciamo l'aumento, quindi 3 e 4, di nuovo 1 2 aumento. Ok, ora facciamo gli ultimi 2 punti e poi l'ultimo aumento. 1, 2, 2. Togliamo il fermapunti e chiudiamo con un punto bassissimo. Quindi ora siamo arrivati ad avere 24 punti. Dobbiamo fare l'ultimo giro facendo 3 punti bassi. E un aumento per arrivare alla fine ad avere 30 punti. 1, 2, 3,
e lo aumento. Facciamo ora gli ultimi 3 punti bassi e l'ultimo aumento. Ok, e chiudiamo qui con un punto bassissimo. Ora dobbiamo procedere andando a fare le 5 punte della stella. Pertanto facciamo un punto basso, un mezzo punto alto, un punto alto, un punto altissimo, poi un punto alto, un mezzo punto alto e nuovamente un punto basso. Così e ripetiamo appunto fino alla fine del giro. Quindi un punto basso. Un punto mezzo alto, un punto alto, un punto altissimo. Un punto alto, un punto mezzo alto e un punto basso. E ricominciamo. Un punto mezzo alto. Un punto alto. Un punto altissimo, un punto alto, un punto mezzo alto. Un punto basso e così via fino alla fine del giro. Ora procediamo facendo l'ultima base dell'ultima punta. Quindi, punto basso, e chiudiamo con il medio punto alto. Mettiamo il marcapunti nuovamente. Dobbiamo fare l'ultimo giro in cui noi andiamo appunto a fare l'apice delle punte della stella. Per farlo dobbiamo fare un punto basso, un punto medio alto, un punto alto, poi dobbiamo fare un aumento con 2 punti altissimi, poi un punto alto, un punto medio alto e un punto basso nuovamente. Un punto basso, un punto medio alto, un punto alto, e poi qua facciamo 2 punti altissimi dentro lo stesso punto, quindi un aumento.
Un punto alto. Un punto medio alto. E un punto basso. Questa è la nostra prima punta. E continuiamo così per tutte le altre quattro. Finiamo ora l'ultima punta della stella. Facciamo quindi un punto basso, un mezzo punto alto, un punto alto, l'aumento con i due punti altissimi. Il punto alto. E chiudiamo il giro con il medio punto alto. Abbiamo quindi finito il primo lato della nostra stella. Ora procediamo andando a farne un altro uguale e successivamente permettiamo l'imbottitura, gli occhietti e poi chiudiamo. Quindi procediamo. Vediamo adesso entrambe le parti della stella, questa è appunto la seconda parte che però sono uguali. Ora procediamo con l'inserimento degli occhi per amigurumi. Io ho utilizzato quelli oro 8 mm. E quindi gli occhi li andiamo a inserire al di sotto di una delle punte in modo il più possibile simmetrico. Quindi andiamo a metterlo uno qui, qua sotto, e l'altro sotto. Controlliamo che siano messi con l'anello magico al centro, quindi questo ci aiuta anche per metterli alla giusta distanza e poi andiamo a bloccarli. Dopodiché, qua si può decidere se fare appunto una bocca con il colore nero oppure, come ho fatto io, utilizzare il fard per fare le guance, però si può fare sia in questa fase che anche dopo che aver chiuso il lavoro. Procediamo quindi con la chiusura del lavoro. Quindi iniziamo, chiudiamo una parte, dopodiché mettiamo l'imbottitura, però avendo già chiuso una parte è più semplice poi inserirla. Quindi partiamo. Partiamo dal primo punto dell'altra, così almeno sappiamo che stiamo partendo dallo stesso punto per entrambi i due lati della stella. E procediamo. Io ho fatto un punto basso in modo da dare più spessore, però si può fare anche con un punto bassissimo, questo a discrezione. E procediamo lungo tutto il perimetro. Ora che ci manca solamente l'ultima punta della stella da chiudere, procediamo con l'imbottitura. Cercando di imbottire il più possibile le punte delle stelle in modo tale da renderle ancora più evidenti. Procediamo ora con la chiusura dell'ultima punta. Una volta chiuso il nostro lavoro, qui,
chiudiamo bene. Tagliamo. E trovandoci all'inizio troveremo anche il lato, il filo dell'altro lato e quindi possiamo fare un nodo per sicurezza. Il lavoro è concluso, ora bisogna solo nascondere i fili all'interno dell'amigurumi con un ago e eventualmente si può fare, come ho fatto in quest'altra stella, un laccetto con una semplice catenella e inserirlo in modo tale da poter appendere questo amigurumi, che ricordiamoci di notte si illumina, quindi lo possiamo appendere per esempio in una stanza.